Notiziario Eolie, vivere e raccontare, Racnet TV, puntata numero 70. Per Fabrizio De André, ricordo la tua voce in quel mio solitario rifugio color poesia, che mi giungeva dai carruggi scivolando con grazia in via. Quella tua voce che veniva ad addolcire la fatica di scappare dai cuori a forma di salvadanai. Quella musica beneducata che tocca senza farsi toccare, penetra il credo blasfemo di tutto e cerca quell'isola verde. Risento la tua poesia ora, ora che solo un attimo riposa ai fiochi lumi color tramonto, mentre io riposo con gli occhi inumiditi in via del campo, nella grande stanza fredda, al primo piano, senza paradiso, e aspetto l'ora che parta, il primo treno del sole verso la luna. Cari amici, Lontani e vicini, Pippo Cafarella è semplicemente un grande artista, uno scolpitore di memorie che divide il suo crescere fra colori, natura e scritture. Pippo, Pollara e il mondo sono la tua casa, il tuo studio, la tua crescita morale e ambientale. Come trovi questa ispirazione? ma Pollara rimane sempre il mio più grande amore. Me ne sono innamorato a 9 anni e mi ha dato l'ispirazione, la forza per realizzare delle cose incredibili. Mi dà quel senso di libertà, di natura unico che solo le Eolie e quel posto in particolare possono dare. Lì ho fatto i miei sogni, ho creato il mio bosco, il mio boschetto, ho immaginato di poter coltivare alberi di fichi senza foglie, affinché l'uomo non avesse più una foglia a cui coprirsi. Ecco, la ha trasportata agricoltura e arte. Ecco, tipo, la tua vita, almeno in due luoghi famosi, la casa del Postino alle Eolie e Palazzo Piccamiglio a Genova, sempre vista mare. Il tuo stile di vita, come si racconta fra queste mura eoliane e queste mura liguri? Ah, che dovrei dire? Mi viene in mente, sono un cactus eoliano, un cactus siciliano in cerca di calore. Diciamo che ho girato molto, spinto anche da certe situazioni personali, di famiglia, ambientali, umane. Del posto dove sono nato e ho vissuto, e spinto da queste situazioni ho avuto modo di vedere e trovare altri posti emozionanti, pieni di storia, di passione. Fra questo, una sala, questa stanza che grande, enorme, che adesso vi farò vedere, che è parte della torre del Palazzo Piccamiglio, probabilmente la sala di rappresentanza. È Ecco, stato un caso prego. fortuito, diciamo che io, spinto, dalla voglia di mostrare le mie opere, di farmi conoscere, voglia che ora non ho più purtroppo, andavo a Milano ho trovato un gallerista, un certo Fumagalli in via dei Fiorichiari a Brera, e lui mi fece fare una mostra insieme ad artisti noti. Questo era l'artista Fieschi, Giannetto Fieschi. Lì lo conobbe, non mi fu simpatico, subito arrogante, così, eccetera. Ma ci lasciamo, ma 30 o 40 anni dopo ci siamo rivisti a Genova. Lui faceva una mostra importante, credo, a Palazzo Ducale. Parlammo, ci fu una grande intesa subito e lui mi disse di venire
a dipingere qui nel suo studio, in questa grande stanza dove c'erano le sue opere, ora famose, già allora famose, in America soprattutto. Ecco, l'incontro con questo pittore, dove tu adesso sei nelle sue mura, che sono tue. E però torniamo un attimo indietro a quella divinità di Pollara, in quel tempio, che a te è arrivato dallo zio Marchetti. Vogliamo ricordare questo zio? Lo zio Marchetti mi è tanto caro anche per quello che sento dire che ha fatto. Lo ricordo, io avevo 6 anni quando lui è morto, ho una foto insieme a lui. E lo zio Marchetti si è interessato del bene del paese, tutti i suoi beni li ha utilizzati per il paese, per Malfa. La biblioteca, l'ufficio collocamento, tutto l'intero immobile è stato donato dallo zio Marchetti e da mio nonno Antonio Marchetti. Successivamente il comune purtroppo lo lasciò in abbandono, anche se quando è stato donato era perfettamente abitabile. Le amministrazioni che si susseguirono lo lasciarono in abbandono, al che il giudice Marchetti, il fratello di mia madre, scrisse una lettera dicendo che se non fosse stato utilizzato per scopi pubblici e ristrutturato immediatamente, lo avrebbe ripreso di nuovo la famiglia, l'avrebbe riavuto visto che non. Il comune si è impegnato, allora mi sembra che c'era sindaco Virgilio Ciampi, l'ha ristrutturato e così la famiglia, mia madre, mio zio Giovanni e mia zia Livia Marchetti donarono di nuovo, cioè fecero un documento in cui questo immobile fosse di nuovo del comune, così come dove ci sono le scuole elementari, le medie e altre cose erano della famiglia Marchetti. Famiglia Marchetti, pochi lo sanno, se ne parla tanto perché donò anche il palazzo Marchetti a Malfa, era una famiglia di gente che si muoveva molto, che aveva molto contatto, che emigrarono, che fecero fortuna. Alcuni, forse da come si racconta in famiglia in maniera furba, così come quelli del palazzo Marchetti, ora tanto osannate, palazzo che fu donato anche questo al comune, e altri come il sacerdote Marchetti che rinunciò a delle cariche importanti pur di restare a Malfa e continuare a vivere con la comunità, a fare del bene, a far studiare molte persone. Questo è un mito nella mia famiglia. Certo, ma e tu, fra le altre cose, sei abbonato a questi zii prelati. Ne hai ancora un altro, forse meno famoso di Marchetti, però è uno che ha lavorato con le anime. E chi è? Sì, nella cappella di famiglia, oltre al sacerdote Marchetti, c'è anche un sacerdote, Lauricella. Di lui, mio cugino che ha ereditato la casa in alto, mio cugino Antonello Marchetti, conserva un quadro, una pittura. Era un altro sacerdote di Malta. Ecco, quindi possiamo dire che la vostra famiglia è una famiglia di preghiere, Sì, ben accette, da tutti. E invece, tornando a Genova, tu hai preso dall'artista, dal collega tuo Fieschi, questo palazzo, ma ti ha lasciato anche un torchio. Parole su questo torchio particolare, torchio d'incisione. mi lasciò, lui era convinto che io fossi un bravo incisore, perché nella mia pittura io graffio, traccio linee, scarabocchi, c'è molta grafica, diciamo così, sotto sotto. In realtà io non ho mai avuto la passione per l'incisione, perché essendo uno impulsivo che deve immediatamente esprimere le opere, anche se l'incisione l'ho fatto nelle isole, quando ero nelle isole negli anni 70, ho ancora delle lastre incise rappresentanti alcuni paesaggi. Però
Anche se l'ho fatto, in realtà non avevo questa passione. Questo torchio enorme che lui aveva fatto costruire in America, a New York, ancora qui le casse con lo scritto New York Fieschi, e questo torchio enorme era qui al centro della stanza, ma io non l'ho mai usato. Quando dopo tanto tempo la mia compagna ebbe la possibilità di acquistare questo immobile, nonostante il Fieschi non vendesse mai i suoi beni, fu un miracolo, questo torchio lo volle l'architetto Fieschi, il figlio di Giannetto Fieschi, Ibleto esattamente, e quindi è adesso nella sua casa, nel suo palazzo, come ricordo. Non so se lo daranno a un museo, ma lui l'avrebbe voluto lasciare a me. Certo, ma lui aveva scelto te per un motivo semplice, non perché tu fai delle opere incidendo, ma perché sei un personaggio che incide sulla vita pubblica, che incide sulla vita artistica, che incide sulla vita eoliana anche, oltre che ligure e anche svizzera, nei tuoi due modi preferiti di vita, che sono l'arte del dipingere, del creare, e l'arte dello scrivere, sia libri che poesie. Ecco, Guardate, certamente. Si è aperto con me, mi ha detto un sacco di cose. Normalmente qui a Genova è tenuto uno schivo, chiuso, viveva in una casa meravigliosa, in un posto meraviglioso. E mi ha detto un sacco di cose, ha avuto tanta fiducia in me. Senti, queste due case meravigliose, a parte le altre della Svizzera, ma questa della Liguria, dove attualmente sei, e quella di Pollara, le differenze nella visione del mare fra una proprietà e l'altra, che poi non sono proprietà, ma anche loro sono delle opere d'arte. Intanto questa di Genova non è mia proprietà, ma della mia compagna Anna. Quella di Salina è mia proprietà, mi viene direttamente, era l'unico bene che il sacerdote aveva lasciato per sé, essendo lui un appassionato fotografo, amante della natura. Quella di Pollara è una casa viva, piena di emozioni, le emozioni della natura, le emozioni che possono dare le isole eoliche, sono piene di vita, di magma, di lava, anche se questa non fuoriesce come a Stromboli, però era un grande vulcano Pollara. E quindi lì c'è natura e ho creato natura, ho creato arte, sì, ma ho piantato alberi, ho messo dovunque. Qui c'è un'altra situazione. Qui c'è l'immagine del benessere di una famiglia benestante come la famiglia Piccamiglio, che fece costruire torri, palazzi. Questa è una delle poche torri rimaste a Genova. Genova era piena di torri, la torre Piccamiglio è una delle poche. E poi c'è tutta attorno a questa casa un vivere. A me piace dire tante volte invito cani e porci, come si dice in Sicilia, per dire invito tutti. Io aggiungo cani, porci ed altri. Ecco, qui tutto attorno si scende giù e si trova veramente cani, porci e altri. Si trova dalle famiglie nobili, le famiglie ricche, gli extracomunitari, gente di ogni tipo, di ogni maniera. Quindi è pieno, abbonda di emozioni questa zona. È misteriosa, è poetica, è veramente poetica Genova. Tu dici cani e porci, anche i gatti, perché tu hai intorno a te questa figura di questo gatto che è un ribelle, non voleva partire da Malfa, ti ha fatto impazzire, tornare indietro, diciamolo pure, questa affezione. Senti, però nel tuo modo di vivere, tu hai detto porci, mi viene in mente che tu hai lavorato, ti sei famato presso la signora Porcia. Racconta questo particolare. Ah, sì, sì, sì. Sì, devo dire, io nel mio girovagare ho girato e ancora oggi giro cercando di spendere il meno possibile, perché nonostante ho alcuni beni non riesco
a fare soldi. Questo è il mio grande problema. Spero che i miei figli ci riescano. Nel girare di qua e di là, dormendo le prime volte qui a Genova in posti vari, alla stazione, al Forte Speroni, alla polveriera del Forte Speroni, quando non c'era la luce, l'acqua, ho conosciuto anche una trattoria qui in Via del Campo, trattoria a quel tempo frequentata da De André, da Gianni Tassio e da altri, anche dal famoso prete di strada Don Gallo, perché qua c'è un concentrato di tante cose. Certo. E lì ci andavo a mangiare. Succedeva che per dei periodi non ci andavo più a mangiare. Lei mi vedeva passare, diceva: ma come, non sei più venuto? Io dicevo: ma non ho i soldi per pagarmi. E così lei mi diceva: vieni, vieni, mangia, poi lavi qualche piatto. E io lavavo i piatti. Dalla signora Porcia. Dalla signora, la trattoria era qui in Via del Campo, dove c'è ora parte dell'Università di Genova, credo quella facoltà di lingue esattamente. Ecco, dove passi tu, passa la storia. Da Maria la trattoria, però normalmente la gente la chiamava Maria Porcia. A Porcia. Senti, da Maria Porcia alla bocca di rosa di De André. Questa bocca di rosa di De André e cresce, matura, diventa arte, poesia, canzone, solo a Genova o in certi luoghi del mondo c'è sempre questa figura sostanziale di quella intramontabile canzone? Questa figura c'è sempre in qualunque posto del mondo. Per quanto riguarda Bocca di Rosa di De André, devo dire che fra il mio peregrinare ho vissuto alcuni periodi della mia vita con la mia compagna, la mamma del mio secondo figlio, a Genova Nervi, proprio dove c'era la stazione di Sant'Ilario che De André canta in Bocca di Rosa. E questa figura c'è dovunque. De André l'ha resa magica, l'ha resa poetica, l'ha fatta palpitare quello che effettivamente è. Cioè, in fondo l'arte è scavare e mostrarsi veramente nell'interno, senza pudore. Questo. Parole vere d'artista. Ecco, i luoghi quanto influenzano la tua arte? I luoghi moltissimo. Le Eolie mi hanno influenzato molto nel creare questo espressionismo astratto, si potrebbe dire, fatto di movimento, fatto di energia, poiché l'energia si trasmette sempre a seguito di altre energie. Poi i vari posti che ho girato, metropolitane un po' in Italia, in Europa, mi hanno trasmesso, e questo si vede nei collage che spero di far vedere adesso, mi hanno trasmesso questa immagine, questo miscuglio di persone, questo palpitare di gente. Tu hai adoperato una parola forte, miscuglio, che a prima vista sembra debole, invece è forte perché anche il tuo lavoro parte di questo miscuglio e ti chiedo: ma tu ami di più il pennello o la penna? Credo la penna, perché il pennello io lo uso a volte come fosse una penna col lato opposto per graffiare, per incidere. La penna, anche se non scrivo parole, però scarabocchio, faccio dei tratti, delle cose, mi dà una grande emozione. Il colore, io in realtà non lo uso tanto col pennello quanto come se fosse acqua o come se fosse vento o come se fosse schiuma delle onde. Stendo per terra la tela dopo aver lavorato, graffiato e bagno. Questo colore si liquefà, si fluidifica. Oppure spruzzo del vento sopra e crea degli effetti particolari.
e tracci una rotta sul tuo lavoro, perché una rotta da marinaio, da lupo di mare, perché hai anche queste sembianze. E ecco, partenza da Pollara Malfa, chiamiamola così, per Genova e poi? Ah, le varie rotte della mia vita. Allora, Pollara Malfa, inizialmente per la Toscana, Arezzo, dove c'era una comune anarchica, e successivamente un'altra comune anarchica, Ovada, famosa, in Piemonte, al confine con la Liguria, e quindi Milano, poi Padova, poi Spello, Perugia, Roma, e poi la Svizzera, la Francia, la Spagna, Granada, Evre, Angers, e tante. Insomma, facevi prima a dire i posti che non ti hanno ospitato. Tipo, c'è una frase che ricordi, che hai subito bevuta, quando uno dei tanti visitatori ti ha salutato dalla casa del postino. Una frase che ho Una subito. frase, sì, che ti è rimasta impressa. Non so, Angelucci ha detto: tu sei il sacrestano della casa del postino. Il sacrestano della casa del postino. Molte persone vengono, forse già sanno più o meno chi sono, e mi dicono: maestro, grazie per conservare questo bene, questo pezzo di paradiso. Ecco, vedi che d'altronde ancora c'è una frase che hanno scritto molto bella, rivolta a Troisi, dove dicono: caro Massimo, grazie per averci fatto conoscere questo posto e spero che se sei in paradiso, il paradiso sia così come questo posto. Ecco, tu parli di paradiso, la lettera P di paradiso, ma è una costante della tua vita. Ti chiami Pippo, Pollara, Postino, Palazzo Piccamiglio, e quante P ci sono ancora? I parroci, fra le altre cose. E sei inseguito da questa lettera P. Ti dico, il mio ultimo libro che sto scrivendo, spero ecco di riuscirci a finirlo. Il personaggio principale del libro si chiama Pizzico. ecco pizzico potevi fare una pizzica e ci facevamo pure una ballata, vero? Senti Pippo, sei uno degli artisti più intervistati perché riesci a descrivere visioni colorate di sentimenti dove l'anima si accoppia alla verità. Pochi hanno il coraggio di creare, o c'è anche dell'altro che ci sfugge? Non lo so cosa ci sfugge. Credo che non ci sfugge niente in questo, nel senso che io mi sforzo di cercare di scavare nel profondo e di essere sincero, tutto questo. La mia vita è stata fatta di questo. C'è un momento a 9 anni in cui mi hanno tolto dalla natura, dal mio modo selvaggio di vivere all'isola, e mi hanno detto: devi andare a Messina perché la nostra famiglia è così, eccetera, e tu devi diventare una persona di un certo tipo. E da quel momento io ho cercato. Sì, mi sono dato quella forma inizialmente, poi ho cercato di essere e di fare le cose ben diverse da come normalmente si fanno. Ho abbandonato la forma, così come l'ho abbandonata nella pittura, che mi hanno insegnato a 9 anni. A 9 anni mi hanno detto come dipingere esattamente, e credevo che creare arte fosse quello di copiare perfettamente la natura, le cose, le forme,
quasi l'iperrealismo, e a un certo punto ho capito che c'era ben altro da esprimere, da dipingere, da cercare di far vedere, un qualcosa che era dentro, che era energia, e allora ho abbandonato quella forma d'arte e ho incominciato a mescolare, a graffiare colori, così a metterli insieme. Essendo la mia mano ormai abituata a fare le cose per bene, come mi avevano insegnato, su una tela bella, candida, incessata, ho avuto bisogno di supporti che già avessero vissuto, che fossero pieni di ostacoli, così come la vita, con chiodi, con crepature, con screpolature, e successivamente le ho create io queste cose. E hai parlato quest'altra parola forte che ricade come un suono nella tua vita, nei tuoi racconti e nelle tue risposte e nel tuo lavoro: natura. Ecco, adesso l'accoppiamo con un'altra parola che inizia con la lettera P. Quanto natura e politica dovrebbero parlare la stessa lingua, non quella di Salina? Ah, sicuramente sarebbe un paradiso se queste due cose coincidessero. Allora sì che ci sarebbe un paradiso. La politica dovrebbe fare in maniera che la natura prosperasse. Per fare questo dovrebbe togliersi di dosso quella smania di potere che ha, di sottomettere, di indirizzare, di ritenere che l'unica cosa giusta la fa chi detiene il potere, che l'unico illuminato è quella persona. Per fare ciò, la natura, diciamo, che prospera bene lì dove ci sono miscugli di cose, tante cose insieme. Quando c'è, ecco, io immagino un campo coltivato, se tu metti solo vigneti così, o solo uliveti tutti in fila in maniera industriale, beh, prima o poi moriranno, si uccideranno da sole fra loro. La natura ha bisogno di tanti elementi, si sa. Faccio per dire, mi viene questo esempio, che il fico fa bene insieme all'ulivo poiché attira la mosca che danneggia l'ulivo, e quindi mescolare le cose con sentimento, permettere a ogni elemento della natura di prosperare. La politica fa il contrario. La politica dice: io ho preso questo posto di potere, ora devo cercare di gestirlo. In che modo? Nel modo più semplice, sottomettendo, come tutte le persone che stanno intorno, che sono contro di me, intimidendo, facendo in maniera, cercando di prendere chi mi asseconda intorno a me. Questo è di una monotonia incredibile. Si distruggono da soli, è questione di tempo, ma si distruggono. Quanto, visto che siamo in argomento, e poi chiudiamo con un'altra cosa bella, quanto la vera arte deve tenere a distanza la politica e quanto la politica necessita invece di arte giornalmente, attimo dopo attimo. Beh, l'arte fa riflettere a chi ha il tempo e le capacità di osservare, la volontà di osservare. Quindi, se i politici guardano dell'arte, fanno in maniera che l'arte prosperi, ma non solo l'arte di palazzo, l'arte che per alcuni, per intenditori, l'arte che fanno tutti. Allora, riuscire a capire l'arte vuol dire riuscire a capire anche l'animo umano. Ecco Pippo, siamo in chiusura e tu hai piacere di fare una vidiata di questo luogo veramente storico e immortale. Inizia a farci vedere cosa ti sta intorno rispondendo anche a questo. Quando hai proposto la prima sagra dell'impecorinata e la ninfioterapia?
Allora ti dico, la sagra delle impecorenate, la minchioterapia sono delle cose che sin da giovane, da quando avevo 20 anni, mi tiro dietro nella testa. In realtà io molte cose le faccio per provocare, le dico per provocare un'emozione. Poi magari gli do una spiegazione. Mi ricordo che la sagra dell'impecorenata, quando io cercavo di far politica col sindaco di allora, ne intendevo tanto, dicevo: vabbè, allora per la moralizzazione del paese facciamo la sagra dell'impecorenata, la prima sagra dell'impecorenata dall'anno zero ad oggi. E dicevo che doveva essere tutti nudi con la cravatta, le mani legate dietro, c'era tutto il ben di Dio, così eccetera, e inventavo tutte queste cose qua. Sono cose che in realtà colpiscono molto, io voglio che colpiscano, ma allo stesso tempo fanno riflettere, come lo era il magazzino delle terapie a Salino o il magazzino delle terapie che ho avuto qui a Genova, al primo piano sotto un locale che poi ha comprato una notaia famosa. E la minchia terapia, la minchia terapia secondo me è sempre esistita in Sicilia, nelle Isole Eolie. Minchia si dice per tutti, si dice per esprimere gioia, minchia che bello, si dice per esprimere dolore, minchia non ce la faccio più, non ce la faccio. Ecco, si dice per tutti. Quindi la minchioterapia, ho detto, non è una cattiva cosa, non è quello che voi potete pensare. La minchioterapia, basta chiudere i pugni, chiudere gli occhi e dire minchia, e immaginare ciò che si vuole. E questo ovunque andavo io, che fosse a Milano, che fosse... E all'estero era più difficile, perché io non parlo altre lingue, tranne qualche rara parola di mio. E c'è un filo di lana caprina fra l'impecorinata e la minchiaterapia, o ognuno viaggia per il proprio conto? No, 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 e c'è più di un filo di lana. Filo di lana. Perfetto. Di... siamo in chiusura, vuoi fare sì. La zoomata di questo luogo? Se riesco. Se ci riesci. E intanto io dico che Pippo Caffarella è l'arte viva che accende bagliori continui nei luoghi del mondo per saziare la necessità di vedere i desideri trasformarsi in realtà. Con l'artista Pippo Caffarella salutiamo gli ascoltatori lettori del notiziario sparsi in oltre 100 paesi del mondo, 6 continenti, Arachne TV, e buona musica a tutti con Radio Zimmari, che fa sempre parte del concetto di Pippo Caffarella, dove lascia uno spazio immenso alle sue opere che stiamo ammirando, depositate espressamente da visionare come una popolazione ridente con i suoi alti momenti di riflessione. Questo è Pippo Caffarella, un artista immortale che lascerà la storia veramente dei sentimenti da poter appendere ai muri del mondo. Grazie Pippo. Grazie a te, grazie a tutti quelli grazie, che mi ascoltano. Alla prossima, diciamo, e complimenti con tutto il cuore. Buona Liguria e buona Pollara alla Casa del Postino, sempre l'appuntamento da non perdere mai. Grazie, grazie, ciao Gennaro. Ciao Pippo, ciao, saluto a tutti, grazie, buona Genova.